Buonasera o buongiorno, a seconda di quando vedete questo video, a tutti gli amici di QSUS YouTube. Milan, che delusione! Che delusione! Sfida testa coda contro la Salernitana, ultima in classifica, e finisce in parità. Da mangiarsi le mani, da disperarsi, quasi da non crederci, perché è davvero. Alla vigilia, nonostante il cambio di tecnico, Nicola, un po' più di entusiasmo, sembrava una partita, era una partita decisamente alla portata. Invece una serata in cui Milan ha iniziatosi bene, ha avuto un buon approccio, è passato in vantaggio subito con un ottimo Messias che in area è sempre un cecchino, però poi ha smesso un po' di giocare, un po' come era successo con la Samp. Con la differenza che con la Samp il Milan ha controllato la gara, non ha subito molti rischi, con la Salernitana non è riuscita a fare lo stesso. Atteggiamento mentale clamorosamente sbagliato. Con la fotografia più rappresentativa nella gara, nella serata storta di Maignan, che esce a vuoto sul gol di Bonazzoli e poi addirittura fa un dribbling, perde palla e per fortuna c'è Romagnoli nel secondo tempo a salvare sulla linea. Davvero un approccio mentale sbagliato, una partita con tantissimi errori, con tantissime insufficienze e pochi giocatori che si salvano. Un'altra fotografia purtroppo ben rappresentativa della serata no del Milan e dell'atteggiamento sbagliato un po' superficiale è Leao, che nel primo tempo ha sbagliato molto, ha perso palle, ma è incisivo. Nel secondo tempo ha avuto un approccio decisamente migliore, ha avuto quella bella sforbiciata con la palla che è venuta fuori di poco, però poi sul loro secondo gol non rincorre l'avversario, Mazzocchi, dice Romagnoli vai tu e alla fine con il buco di Kessié e Tomori che perde l'avversario si completa il pasticcio con il Milan che aveva avuto occasioni anche per passare in vantaggio all'inizio del secondo tempo, un altro che ha giocato male, Giroud, non il Giroud versione derby, un Giroud pasticcione all'inizio del secondo tempo, a tu per tu con Sepe, ha tirato a centrare una telefonata e lì ha lasciato un'occasione clamorosa. Milan che era passato punto in svantaggio, è riuscito a trovare il pari con una giocata da fuori di Rebic, che ha azzeccato davvero un destro importante, poi anche lui ha perso nelle giocate con un paio di palle passate a nessuno. Dispiace molto, una prova di immaturità del Milan che sempre sul più bello non riesce mai ad avere il guizzo, che poi battere la Salernitana sicuramente non richiede sulla carta un guizzo importante. Anche Tomori un po' pasticcione dietro, Tonali non in serata. Nel primo tempo, secondo me, un buon Bennacer è stato sostituito perché ammonito, tra l'altro diffidato, salterà la gara la prossima del Milan che si giocherà venerdì contro l'Udinese. Davvero si salvano in pochi, non possiamo non parlare di un problema clamoroso di questo Milan che è Brahim Diaz. Brahim Diaz purtroppo è un problema da diverse partite. Sembrava un po' in crescita, questa volta è tornato a sbagliare l'impossibile. Il Milan non si può permettere di avere un numero 10 che non fa il numero 10, che ogni volta che tocca palla purtroppo la perde. Qualche riflessione per il futuro ovviamente va fatta, Milan ha preso Adli, ma è un altro giovane di belle speranze, però l'operazione Diaz e non aver preso un sostituto è stata sbagliata e oggi il Milan lo sta pagando. Sempre contro le piccole e sempre poi passando in vantaggio. Pensate, con il Sassuolo siamo passati in vantaggio, non era una piccola e il Milan ha perso. Con lo Spezia il Milan passa in vantaggio e il Milan la perde. Con la Salernitana il Milan passa in vantaggio e poi la pareggia. Un pareggio che qualcuno dice è un punto guadagnato? No, sono 2 punti persi. Ora la classifica dice che il Milan ha più 2 sull'Inter, che ha però 2 gare in meno. Se le vince l'Inter va a più 4 e di fatto con questi 2 punti persi, perché sono 2 punti persi, si rischia di vanificare lo sforzo del derby, i buoni risultati, che però analizzando le prestazioni erano arrivati senza straconvincere.
È un momento che non ci aspettavamo. Chi aveva il Milan nel cuore, chi ha il Milan nel cuore si aspettava di andare a letto con i 3 punti, di mettere pressione all'Inter. Invece l'Inter domani col Sassuolo, o oggi col Sassuolo, magari passeremo la mezzanotte, ha l'occasione di riscavalcare e di avere con l'asterisco poi la possibilità di tornare anche a più 4. Che sì, è entrato bene nel secondo tempo. Però poi sul gol loro, il secondo gol, salta a vuoto, un errore grave, un errore grave. Romagnoli aveva fatto una buona partita, poi anche lui nel secondo tempo ha sbagliato in alcune occasioni, ha buttato via qualche palla. Chi salviamo? Personalmente la sufficienza la do a Calabria, a Theo Hernandez che ha fatto una buona partita, attento dietro. A Bennassar nel primo tempo, a Messias che al di là del gol ha dato anche un'ottima palla appunto per Giroud che poi ha dormito. Sono entrati Kessié, Rebic, Saelemaekers e Florenzi, male sul banco dei deputati, evidentemente finisce anche Mister Pioli che dice l'approccio nel primo tempo e nel secondo è stato buono, significa che abbiamo preparato bene la partita. Non lo so, la partita non si giudica soltanto dall'approccio. E c'è sempre questo errore, passi in vantaggio subito, allora è facile, allora posso stare tranquillo, allora calo un po', tanto la portiamo a casa. Quel gol effettivamente forse ha fatto più male che bene. E ripeto, sembra molto la gara con la Samp, che però il Milan ha controllato la grande squadra. La sensazione è che il Milan debba sempre girare al 200%. Ma non può permettersi di fare certi errori, sono un peccato mortale. Avere un atteggiamento mentale di questo tipo è un peccato mortale, perché se Maignan fa quella partita lì, significa che se Tomori fa quella partita lì, significa che se Giroud non ha la solita cattiveria, significa che Leao poi è uno che ogni tanto cade in quell'errore, però complessivamente troppi errori di testa e anche con i piedi. Che una squadra come il Milan comunque non si può permettere, anche se si gioca con l'ultima in classifica, che ha cambiato allenatore e evidentemente ha trovato anche un po' più di voglia, di brillantezza e di vivacità. Ora, nulla è perduto, però è un'occasione clamorosa che il Milan sbaglia, che il Milan perde. Ripeto, un peccato mortale aver approcciato in questo modo una partita che era fondamentale. E purtroppo il Milan commette spesso quegli errori, sempre sul più bello. È andata così, prossima gara contro l'Udinese con una domenica da spettatori interessati, però ecco l'Inter l'occasione per risistemare dal suo punto di vista le cose. Grande delusione, un saluto a tutti, ciao.